Buonasera a tutti, il mio compito stasera è quello di illustrare quello che è il progetto che è qua depositato in comune. Per quello che c'è possibile fare, partiamo da due aspetti fondamentali. Il progetto innanzitutto è stato depositato, quello che dobbiamo prendere in considerazione è quello che è stato depositato nel 2005. Devo precisare questo perché ho sentito da più parti, voci anche di persone qualificate, parlare di progetti più recenti, modifiche, variazioni, addirittura ho sentito parlare di un cambiamento del tracciato della ferrovia. Purtroppo non è così, il progetto rimane quello del 2005, dove appunto è prevista questa galleria che uscirà dalla zona di Moriassi per poi percorrere la pianura fino alla Livarna, fino nel territorio di Salavalle, per poi entrare nuovamente nel territorio, per entrare nuovamente in galleria. È fondamentale questo, secondo me, appunto per dare un'uniformità anche di formazione alle persone, perché appunto, come dicevo prima, ci sono tante voci contraddittorie e invece il progetto è solo questo qua. Un'altra cosa molto importante è che, come diceva prima il sindaco, il progetto che noi abbiamo in mano, siamo riusciti a valutare, è un progetto definitivo e non esecutivo. Che differenza c'è? Il progetto esecutivo è quello che presenta tutti i dettagli dell'opera. In questo caso tutti i dettagli non ci sono, quindi noi non siamo in grado di spiegare al 100% a 360 gradi quali sono tutti gli effetti di questo progetto, né tantomeno probabilmente di dare delle risposte a tutte le domande. Infatti ci siamo sentiti già un po' di tempo che ci sentiamo con l'amministrazione, abbiamo un po' aspettato a fare questo incontro perché si pensava quasi che era inopportuno presentarci di fronte alla popolazione senza dare delle risposte certe, però in effetti forse è meglio iniziare a dare delle informazioni, l'informazione che c'è, insomma dare un'uniformità, e soprattutto anche perché io penso che ci sono tante persone che conoscono il progetto anche molto meglio di me, tutti i rappresentanti del comitato, ma ci sono persone, purtroppo ho avuto modo di vedere, che il progetto non lo conoscono per niente, addirittura persone che non sanno neanche che c'è quest'opera imminente. Io allora cosa ho fatto? Ero in possesso di un CD con tantissimi file, che poi sono quelli che sono stati stampati, che sono stati portati qua come cartaceo, e ho provveduto a setacciare quelli più importanti, quelli che riguardavano la Darguata. Vengo subito al dunque, perché dobbiamo parlare in tanti, e iniziamo a presentare la planimetria di tutto il territorio. Allora, questa planimetria è quella che è già stata illustrata nell'incontro del 30 marzo da Claudio Salita, quindi per chi era già presente a quell'incontro ripeterò le cose che aveva già detto lui in maniera già precisa e dettagliata. Allora, intanto vediamo di individuare un po', di orientarci tutti quanti qua. Allora, dove vedete la freccia ovviamente è il territorio del comune di Arquata, proprio il centro abitato. Questa blu è l'autostrada, quindi ci siamo un pochettino orientati. Allora, come potete vedere, le zone maggiormente colpite sono quelle colorate di viola. Questo nero è il tracciato del terzo valico. Allora, questa è la zona di Radimiro, dalla frazione di Radimiro, dove verrà realizzato un posto di scavo, viene chiamato nei progetti, comunque una zona di estrazione del materiale. Radimiro è la zona più importante da un certo punto di vista, perché è la zona in cui verranno espropriate e demolite tre abitazioni. Poi dopo vi farò vedere anche quali sono le abitazioni, perché abbiamo trovato anche questa cosa qua. Poi l'altra zona ovviamente più colpita è questa qua di Moriassi. La zona viola, adesso facciamo un po' di zoom. La zona viola, come quella di Radimiro, sarebbe l'area che però è occupata per il cantiere, mentre questa qua che vedete a strisce gialle e marroni è una zona dove verrà subito il riempimento.
Attualmente è un'area dove è presente una depressione, cioè praticamente uno scavo artificiale che era stato effettuato centinaia di anni fa, quando era in attività la cava Barbi. Ovviamente questi del COCIP hanno pensato, ovviamente per un problema economico, di portare il primo materiale e di depositarlo tutto in questa zona qua. Ovviamente meno costo di trasporto. Una volta che poi tutta quest'area sarà riempita, il materiale verrà portato altrove a voltaggio anche in altri luoghi, perché appunto è previsto anche un passaggio dell'autostrada. È molto importante questa cosa, perché poi chi parlerà più di me analizzerà anche il problema dell'amianto, che è stato più volte esaminato. Se c'è un problema di trasporto di materiale che può inquinare, immaginiamoci cosa vuol dire depositare il materiale in questa zona qua. Ora, ovviamente poi col passare degli anni tutto si stabilizzerà, però nei primi momenti abbiamo un materiale che viene estratto e depositato direttamente in questa zona. Quindi Moriassi sarà veramente penalizzato sotto questo punto di vista. Poi l'altra zona che, mentre per Ardimeno ci sono un cantiere di scavo, per Moriassi ci sarà praticamente tutta un'area di logistica, di servizi per il cantiere, impianti di betonaggio, quindi una zona molto più utilizzata, e soprattutto anche alla fine del cantiere una zona che rimarrà destinata a altri servizi, come ad esempio, mi ricordo che abbiamo visto un esempio la pista di atterraggio dell'elicottero, una zona di servizio, perché comunque si tratta dell'uscita, della prima uscita dalla galleria dopo svariati chilometri. Un'altra zona molto interessata è questa qua gialla che vedete, che è praticamente la zona del Parco Piaggio. E in questa zona qua verrà realizzato, diciamo, il servizio del cantiere, praticamente la zona degli uffici, i dormitori, le mense. Quindi diciamo un po' meno colpita, nel senso che una volta terminato il cantiere per la realizzazione dell'area, l'utilizzo sarà solo quello civile, di uffici, dormitori, quindi meno impatto di rumore, meno impatto a livello di inquinamento. E poi ovviamente ci saranno degli interventi anche sulla viabilità. Questo che vedete qua è lo svincolo autostradale, questa è la provinciale che non dovrebbe essere toccata. L'intervento stradale inizierà da questo punto, questo è il bivio praticamente per Vignola. Allora qua verrà realizzata una rotonda che, vabbè, ci può anche venire bene, può essere anche utile. Questa è tutta il via del vapore che verrà ampliata, quindi tutte le case, tutte le abitazioni di via del vapore ovviamente saranno interessate dal momento del cantiere dove verrà realizzato l'ampliamento e successivamente al passaggio dei camion che circoleranno con dei numeri abbastanza importanti purtroppo. Via del vapore verrà allargata immaginatevi dietro i silos, poi si passa dietro il cimitero, poi dietro quella fabbrica, adesso di cui non ricordo l'attività, comunque sfocerà, diciamo, qua nella strada provinciale, dove verrà realizzata un'altra rotonda e dopodiché una nuova strada completamente, questa qua che vedete, che è quella che attraversa le campagne, che quando noi andiamo verso Serravalle ci giriamo verso sinistra, vediamo i prati, guardiamoli adesso, e poi questa strada arriverà nella strada esistente di Moriassi. Anche la strada di Moriassi ovviamente sarà ampliata verrà ampliata non subito dal bivio, dove sono quelli con la freccettina, dove c'è il bivio per Moriassi. Diciamo che nella parte tra le vaie e la cimitero non ci sarà nessun intervento fino a qua. L'intervento inizierà dove c'è il bivio per Ardimero. Ovviamente l'ampliamento interesserà tutta la strada di Ardimero e poi da qui in poi verso Moriassi, tutta questa parte qua che voi vedete di blu. Dopodiché proseguirà nel territorio di Serravalle. Allora, questa grande linea, tanto per avere un colpo d'occhio del territorio, tutto il territorio da qua, è quello che succederà fuori. Adesso provo ad andare avanti con gli altri file che ho trovato. Allora, questa è di nuovo una planimetria di insieme del territorio, qui siamo diventati
diversamente. Allora qua c'è il Livio per Moriassi, questa è la zona della Centir, e qua sono evidenziate, molto importante questo elaborato, perché è praticamente la sovrapposizione della mappa catastale con le zone di esproprio. Qui si vedono proprio le varie proprietà, la zona viola, come dicevo prima, quella che verrà utilizzata, quindi espropriata completamente per la realizzazione del cantiere, mentre la parte marrone riguarda il ampliamento della strada. E adesso non posso ovviamente uno per uno dire quali sono i mappari proprietari che verranno interessati, anche per una questione di privacy, però i documenti ci sono e chi vuole, il comune penso che sia a disposizione per chiunque voglia, diciamo, prendere visione e essere a conoscenza di quello che gli succederà. Questa è la zona di Moriassi, questa è la zona invece di Radimero. Come vi dicevo prima, Radimero è quella più colpita per il discorso degli espropri, perché vedete che allora abbiamo ben 3 abitazioni espropriate. Adesso questa abitazione qui sembra, risulta fuori, ma in realtà è espropriata anche questa. Si vedrà poi in un altro elaborato. Come succede in molti casi, tra un elaborato e l'altro ci sono delle congruenze, però purtroppo anche questa casa è interessata appunto da dei propri. La macchia marrone, come dicevo prima, è l'ampliamento della strada. Quindi io sto solo illustrando, poi le considerazioni, i disagi li lascio a voi, perché comunque voglio ottimizzare i tempi. Allora, per quanto riguarda Moriassi, voglio mostrare questo elaborato importante, più che altro appunto per gli abitanti di quella zona, perché era prevista anche oltre... Scusate, giuro per procurare. Il cantiere non si ferma dove, diciamo, dove c'è lo sbocco della galleria, ma prosegue oltre. Allora, vediamo qua se riesco a inquadrare. Allora, questa zona è l'uscita dalla galleria in direzione Serravalle. Teoricamente per il cantiere la zona di intervento dovrebbe fermarsi qua. Ovviamente la strada risubirà, una cosa importante, la strada esistente di Moriassi per scavalcare la linea ferroviaria ha messo in condizione i progettisti di dover studiare un sovrappasso molto alto per appunto scavalcare. Qui verrà quindi un rilevato molto ampio che proseguirà fino oltre dove c'era una volta il campo da bocce, che abita lì, lo sa, per poi dove poi è previsto la realizzazione di una nuova strada che passerà di fianco ovviamente a parecchie abitazioni, ce n'è una qua, un'altra qua. E questa strada verrà utilizzata dai camion per portare il primo smarrino che uscirà fuori dalla galleria. Come dicevo prima, il primo materiale probabilmente verrà depositato lì. Quindi ulteriore disagio per gli abitanti di questa zona. Poi nei vari elaborati che ho trovato, allora ho trovato questa foto qua, questa è una simulazione, non so se si capisce, sì. Questa è una foto, allora la foto sopra è l'attuale, è stata scattata nel 2004-2005, ma è rimasta praticamente così. E la foto è stata scattata da Villa Paradiso, quella villetta bianca che si vede anche dalla strada provinciale, in direzione, diciamo quasi verso Serravalle. Al momento, come la vedete sopra, durante la fase del cantiere dovrebbe capitare quello che vediamo, cioè l'impatto, qui si vede già l'impatto in maniera abbastanza chiara di quello che succederà. Ripeto, io spiego solo quello che ho visto nei progetti, non voglio fare considerazioni che non è il mio compito. Ecco, qui allora, all'interno degli elaborati abbiamo è anche presente, diciamo, tutta la scheda con tutti gli espropri. Ringrazio Claudio per avermela segnalata. Poi l'ho trovata anche nel descritto, però l'ho vista prima sul vostro sito. Non ricordo più la pagina della quadra. Aspetta, la ricordo. 50 qualcosa. Scusate. Prima di tutto.